Salve a tutti. Dopo l'ultimo grief fatto alcuni mesi fa, sono tornato ancora alcune volte con il capitano ed anche con qualche vecchio collega a colpire qualche server privato. Sono contento che la comunità di griefers italiana sia tornata di nuovo pacifica, anche se purtroppo è ancora un po' frammentata. Tuttavia il capitano, ma anche altri, mi hanno segnalato un problema su YouTube. Un problema che conoscevo già da tempo, ma che ora sta diventando intollerabile. L'inclusione di alcuni video di griefing nella modalità con restrizioni. La cosa che più colpisce è che i video del mio canale, nonostante siano pieni di insulti e bestemmie, rimangono inspiegabilmente fuori da questo pericolo, mentre alcune delle ultime griefate caricate sembrano venir colpite pesantemente. È inutile dire che questo atteggiamento di YouTube e di internet in generale è l'ultima moda del politicamente corretto e della cancel culture che chi comanda vuole applicare a tutti i contenuti sul web per eliminare le voci scomode, chi con i suoi contenuti non porta soldi a Google e chi gli porta grane come il caso dei griefers. L'uso della modalità con restrizioni che obbliga gli utenti a fornire la carta di credito o un documento per vedere certi video è una mossa di censura per nulla velata e non è escluso che un giorno certi contenuti scomodi, fra cui il griefing, non saranno proprio permessi su questa piattaforma o qualunque altra usi filtri simili. Per questi motivi, come avevo già detto, sto cercando delle piattaforme che, per come sono strutturate, siano immuni da questo problema e già da mesi vi avevo detto che sto seguendo lo sviluppo di Zeronet. Da quando ho pubblicato l'ultimo video questa rete si è evoluta molto ed è stato creato un nuovo sito di streaming video che è praticamente perfetto per l'obiettivo che voglio raggiungere. Galactician. Questo sito, successore del vecchio IFNS che avevo descritto nell'ultimo trailer del mio canale, è molto più semplice da usare, oltre a essere più veloce nel gestire lo streaming e nel mantenere le fonti dei file attive. Oltre a ciò Galactician è stato implementato di default in un pacchetto, quindi basta scomprimerlo, avviarlo e con due rapidi clic si è pronti ad usarlo. Per chi avesse invece un cellulare è sufficiente scaricare Zeronet Mobile dal Google Play Store e poi cliccare nel link che trovate in descrizione. L'utenza PC invece è bene che prima di avviare Zeronet scarichi il Tor browser e lo avvii, questo fornirà più fonti per i file. Murmux, vieni! Facciamo una foto ricordo. 3, 2, 1. Cis. Ma che cazzo un nero. Capo, maledizione a te. Ora mi censureranno il video. Attento alle spalle. Dato che questo video quasi di sicuro stavolta con questo siparietto finirà in modalità con restrizioni, credo sia bene sbrigarsi a spiegare come connettersi a Galactician. Se siete su cellulare Android semplicemente installate come mostrato l'altra volta l'app Zeronet Mobile e poi cliccate sul link che trovate in descrizione. Se invece siete su PC scaricate il Tor browser, avviatelo e tenendolo aperto quindi scaricate lo Zeronet Pack per il vostro sistema operativo ed avviate anche lui. Trovate tutti i link in descrizione. L'uso del Tor browser esterno vi permetterà una migliore sincronizzazione, oltre a rendere invulnerabile il vostro PC a ogni forma di censura. La versione mobile include già dentro Tor di default. Se volete informazioni aggiuntive sul funzionamento di Zeronet, vi invito a guardare il video a riguardo che avevo pubblicato mesi fa. Trovate anche questo link in descrizione. Una volta avviato lo Zeronet Pack, connettersi a Galactician è semplicissimo. Vi basterà cliccare infatti sul nome del sito dall'elenco a destra ed aspettare qualche minuto perché il sito venga scaricato dagli altri nodi della rete. Una volta dentro cercate dall'elenco la board Griefing Italia, quindi una volta lì per visionare un video semplicemente cliccateci sopra ed aspettate un po' perché inizi lo streaming. All'avvio il software è un po' lento, ma subito dopo vedrete che sarà molto veloce, quindi se non parte subito non spaventatevi. Questo sito oltre ai video di griefing, in altre board contiene molti altri file, che non sempre sono disponibili se gli altri PC che li ospitano non sono online. Per programmare un download, da vedere dopo o prenotarlo se al momento non è disponibile, vi basterà cliccare sulla scritta verde SIG sopra ogni file.
Appena il file in questione sarà disponibile, verrà scaricato e voi ne diventerete a vostra volta una fonte, rendendo la rete più veloce e resistente. Il sito non è moderato, quindi state attenti a cosa scaricate. Ad ogni modo potete bloccare voi stessi gli utenti indesiderati dal vostro PC con le funzioni di blocco incluse in ZeroNet ed in Galactica, e così facendo bloccherete anche la condivisione di ogni post e file indesiderato. Lo ZeroZipDec ha al suo interno nell'elenco a sinistra della home page un bel elenco di ottimi siti presenti nella rete ZeroNet che vi invito a consultare per iniziare a conoscere il network. Una volta dentro potete anche caricare video voi stessi, se lo fate avvisatemi così faccio da fonte e vi aiuto a tenerli online. Potete anche chiedere a me di fare gli upload. Consiglio a tal fine di usare il formato WebM a bassa definizione. Se avete problemi o volete i vostri video condivisi senza sforzo da parte vostra avvisatemi e provvederò io. Sono sicuro che un internet più meritocratica e libera sia ancora una cosa possibile, nonostante i tempi che corrono, quindi invito voi griefers a diffondere questo sistema più che potete. Non solo vi sarà utile nel caso veniate buttati fuori dal web, ma permetterà anche ad altre community minacciate di sopravvivere. Voi siete stati sempre le mie fra virgolette cavie per l'implementazione di uno strumento come questo, sono sicuro che potrete dimostrarmi di saper sopravvivere anche a voi stessi e a chi vi vuole morti nel mondo politicamente corretto di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do il solito arrivederci alla prossima. Libero.